giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti sdegni e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, anche oggi un pomeriggio caldo, 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 l'estate non se ne vuole andare, e vabbè, infatti, in effetti, non siamo ancora in autunno perché oggi ne abbiamo 12 settembre 2018, quindi manca ancora una decina di giorni a dire addio all'estate 2018, diciamo così, in maniera ufficiale. E il giorno 22, non so se sia tra il 21 e il 22, o 22, tra il 22 e il 23, ma comunque giù di lì ci sarà il famoso equinozio d'autunno, cioè praticamente 12 ore di sole e 12 ore cosiddette tenebre. Abbiamo fatto l'equinozio di primavera, 12-12, però l'equinozio di primavera praticamente il giorno dopo la luce comincia a aumentare, invece le tenebre cominciano a diminuire. Poi arriva il solstizio d'estate, che dovrebbe essere intorno al 21-22 di giugno, in dove che la luce è il massimo, è all'apice, e da quel giorno lì la luce comincia a andare un po' più giù, piano piano. E dopo c'è, come ho detto prima, l'equinozio d'autunno, e poi a dicembre, 21 a dicembre, c'è il
il solstizio d'inverno, e da quel giorno lì in poi la luce comincia a crescere e la via, diciamo così, un po', come si dice, un po' di abbiamo ricordato un pochino come le stagioni, come sono le stagioni, come si regolarizza l'inverno, l'estate, la primavera, l'autunno, ancora se ci sono ancora queste stagioni, ma oggi come oggi anche l'uomo ha rovinato anche le stagioni, perché ormai non ci sono più le stagioni, ormai c'è inverno, estate, estate, inverno, appunto, autunno e primavera, mi sa che se ne siano andate. Vabbè, comunque era così, un ricordare queste cose. Siamo su Radio Ilide.it, una radio web, Giorgio Stocco ai microfoni, regia Giola, che anche oggi cercheranno di tenervi compagnia con varie informazioni, eccetera. Oggi ci siamo cambiati un po', come dire, il turno. La Greta ha fatto da l'una quasi fino alle tre, perché ha dovuto scappare per impegni di lavoro e mi aveva chiesto appunto se la sostituivo dalle 3 alle 5, insomma ci siamo cambiati il turno di lavoro, considerato che essendo una radio di volontari, ovviamente in primis giustamente c'è il lavoro, perché quello ci permette, per quelle persone che hanno un'attività, hanno una professione, di mantenersi, e mi pare che, insomma, che sia più logico dare la preferenza al proprio lavoro che al microfono di Radio Ilide, anche se il microfono, diciamo così, è utile anche per dare delle informazioni anche a livello così professionale, ma anche così anche a livello generale, come faccio io poi delle informazioni, no? Quindi un grazie a Greta, ok, mi raccomando, un buon viaggio. E la Greta poi viene ogni 15 giorni, quindi non c'è problema, insomma, deve fare alcune cosine. Vabbè, a parte queste cose, allora oggi faremo un po' di tutto, un po' di qua, un po' di là, soprattutto andremo ad occuparci un pochino di geopolitica, di come sta andando il mondo, leggendo due o tre articoli, dopo facendo anche il mio solito piccolo e modesto commento, niente di più straordinario, tenete conto degli articoli che si vanno a leggere, perché credo che siano abbastanza fondamentali per avere quella riflessione, o comunque quel stimolo di andare a ricercare, come dico sempre, poi delle verità. Le verità assolute è difficile, però delle piccole verità. Io lo ricorderò sempre questo a chi mi ascolta, proprio per non credere a tutto quello che si dice, ma di andare a sviluppare le vostre ricerche, ecco, e mettere sempre il cosiddetto dubbio, sia se ascoltate la televisione, il TG, o piuttosto che il TG Radio, piuttosto che il giornale, piuttosto che Radio Ilide, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ho detto, parleremo un po' di qua, un po' di là, in queste due orette, insomma, scarse che abbiamo, perché dopo alle 17 arriverà la nostra Donatella, con temi che riguardano un po' il femminile, e un po' le sue tematiche, diciamo così, sociali, dalle 17 fino alle 19.30 circa, e poi un po' di intervallo, poi ci sarà il nostro Stefano Pacco, dalle 20 alle 22, che porterà i suoi racconti, le sue poesie, il suo teatro, le sue esperienze, diciamo così, di vita, che anche queste sono sempre belle da ascoltare e da sentire, magari anche da intervenire, perché no? Piuttosto, quindi mi ricordo
il numero di telefono 338 377 5193, lì potete telefonare oppure mandare un messaggio, un WhatsApp, quello che è, se ne avete voglia, se, oppure vabbè, stesso, insomma, non ci cambia assolutamente niente, è importante darvi delle informazioni, insomma, dal mio punto di vista per il minimo. Allora, prima di cominciare, volevo anche ricordarvi anche la giornata di domani, così che vi potete già andare nel sito o comunque scrivere con la penna quello che vi interessa di più. Allora, dalle 8 alle 10 e ricomincia, dopo la nottata, diciamo così, delle repliche della giornata, ricomincia la giornata, dalle 8 alle 10, come vi dicevo, c'è il nostro Franco Volpato con la sua rassegna stampa soft con spigolature, è bella questa cosa. Dopo, dalle 10 alle 12, c'è la nostra Maria Grazia Bambini e Giancarlo, attualmente c'è Giancarlo, bellissima coppia, molto bella anche la loro trasmissione. Dalle 12:13 c'è un po' di intrattenimento musicale, quando che arriverà il nostro Renato Favero con la casa, la sicurezza e anche qualcosa sugli animali. Dopo vi racconto una cosina sugli animali, che mi è arrivato un video, così tanto per, così per portarvi alla conoscenza di quanto che è bello il rapporto tra, in sto caso, tra un cane e un uomo, un cittadino, una persona, insomma. E dopo di Renato ci sarà il nostro Massimo Galtarossa con l'acqua, H2O. Dalle 17 alle 19 c'è Ettore Botter che vi parlerà dei valori del volontariato, anche questa molto interessante come trasmissione, che cosa vuol dire veramente il volontariato, per fortuna che c'è il volontariato in Italia, io dico. Dalle 19 alle 21 c'è la nostra Emma, che parlerà di, credo, trattamento energetico, cose di questo genere. E dalle 21 alle 23, per finire, ci sarà Giordano Montanaro con storie d'arco, musica, compagnia, intrattenimento, insomma, un po' di qua, un po' di là. Questa è la giornata di domani, poi ovvio che seguirà tutte le repliche della giornata, come sempre, fino alle 8. E va, per venerdì ovviamente mi fermo qui. Allora, volevo, sì, vi ho già detto cosa svilupperemo oggi, e allora intanto volevo mettere intanto su un pezzo musicale, tanto per scaldarci un po' le ossa, tanto caldo ce n'è fuori, per poi partire bene, insomma. Radioilde.it, Giorgio Stocco, i microfoni e regia Gigliola, adesso vi beccate un pezzo musicale. Ovviamente la musica non la seguo io, c'è ben chiaro. Vai. Il cielo!
spara. Cuando toda Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Viene quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, era un bel pezzo che non la si metteva su, hasta sempre, quindi comandante Che Guevara, come sempre il motto è fino alla vittoria. Allora, intanto ho detto prima che oggi è il 12 di settembre, 12 settembre ha cominciato i cancelli delle scuole, almeno nel Veneto, si sono aperte ai studenti, penso anche all'asilo nido, quindi anche alla materna, tutte, vero? Sì, sì, tutti. Asilo nido, quindi materna, quindi elementari, quindi medie, superiori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi volevo fare un augurio di un buon anno scolastico, soprattutto ai bimbi che cominciano la materna e anche le elementari, perché dalla materna, come sapete, alle elementari c'è un bel scalino, no? Dal gioco si può dire così, e si va a qualcosa di più pesante, tra virgolette. E quindi si comincia, diciamo così. Un po' di più impegnativo, diciamo. Un po' più impegnativo. Ah, cioè, vedi che ogni tanto salti fuori, che bello. Che bello. Esisto. Esisti. Che bello. Mi potresti anche aiutare, sai, non c'è problemi. Sei libera di commentare anche i miei commenti, sai, non c'è problemi. Anche se sono in disaccordo. Certo, così creiamo ovviamente vivacità, movimento, ritmo,
Vi stavo dicendo appunto che è un po' più impegnativo, giustamente, come mi ha detto mia moglie, mi ha corretto, ma soprattutto volevo così anche ricordare che, come sapete, c'è ancora in vigore questa devastante, stupida legge Lorenzini, la 119 del 2017, in cui si dice, o dice, che i bambini dai 0 ai 6 anni c'è l'obbligo del vaccino, altrimenti, o meglio dei vaccini, perché sono purtroppo 10 le vaccinazioni obbligatorie, e quindi se non si fanno queste vaccinazioni resteranno fuori dall'asilo nido o dalla materna. Invece dai 6 ai 16 anni, se non si presenta il certificato con le vaccinazioni a posto, eccetera, diciamo che c'è una sanzione da pagare, credo, se non vado errato, dai 100 euro ai 500 euro, e quindi si fa presto fare a dire no. Allora, per quelli che non si vaccinano e che magari in questo caso la famiglia paga le 100 o 200 euro, quello che è, allora con 100 euro si mette a posto il soggetto, allora non è più pericoloso, o meglio, allora non è da più obbligatorio la vaccinazione, basta pagare, non c'è problemi. Cioè, è la grande contraddizione ovviamente di questa legge, poi alla fine. La dovevano fare così perché, come sapete, c'è la scuola d'obbligo, no? Soprattutto le elementari fino alle medie c'è la cosiddetta scuola d'obbligo, e allora non puoi chiudere i cancelli a questi ragazzetti, perché appunto c'è l'obbligo di andare a scuola, e allora bisogna pagare la sanzione. Ma insomma, alla fine è una pura idiozia, ma siamo in Italia, eccetera. Ma ritornando ai bimbi che vanno dai 0 ai 6 anni, credo che questa sia veramente una legge devastante su tutti i sensi. Da studi ormai non lo dico io, perché ovvio che io non sono né medico, tantomeno infermiere, tantomeno paramedico, questo che l'altro. Sono semplicemente un cittadino italiano che fa le sue riflessioni, che cerca di pensare come tanti, per fortuna, con la propria testa, e cerca di vedere la cosa in un'altra maniera. Io sono per la libertà di scelta terapeutica, che vuol dire ovviamente che ogni famiglia, ogni genitore che è responsabile del proprio figlio deve sapere, deve informarsi, deve fare tutta una serie di ricerche e di informazione, e dopo deciderà lui, nel senso di papà e mamma, decideranno loro se fare il vaccino oppure no. Questo per me è la cosa più sensata. Dopo mi diranno, tutto uno può dire, ma sai i vaccini, ma sai questo, ma sai l'altro, tutto perfetto, ok, però questo non indica che se io non vaccino mio figlio, non vaccinando faccio sì che gli altri bambini vaccinati possano avere la varicella piuttosto che il morbillo, piuttosto che la pertosse, piuttosto che di qui, piuttosto di là. Da dove è scritto questa cosa, no? Se uno si è vaccinato, dice che è immune, quindi se uno è immune non va a prendere in teoria queste malattie. Logico il discorso.
l'Italia, sapete, quando che si dice delle bugie, piano piano quelle bugie diventano verità. E per le persone che non pensano e comunque si affidano come sempre a quello che dicono i mass media, o comunque quello che dice il pediatra, piuttosto quello che dice il medico, eccetera, loro vanno, si affidano a queste persone. Io ho sempre fatto un riferimento, un esempio più che riferimento, della religione e della medicina, no? Direte voi, ma che cavolo c'entra? Eccetera. Allora, se andiamo a vedere qualche decennio di anni fa, diversi anni fa, c'era il cosiddetto prete del paese che aveva il comando, aveva la situazione in mano, no? Soprattutto nei nostri piccoli paesi, c'era il maresciallo, il prete, il dottore, perché il dottore è immancabile, e il sindaco magari, ma il sindaco era sempre un po' messo da parte. C'erano questi tre soggetti. Allora il prete cosa vi diceva, no? Se non fai quello che ti dico io, vai all'inferno. Allora dovevi pregare, non dovevi bestemmiare, non dovevi fare cose impure, insomma, cose che secondo la dottrina o comunque la religione cattolica facevi un peccato. Quindi ti metteva paura nel senso di dire devi obbedire a me. Oggi siamo in sostanza uguali, ma è il soggetto che cambia, non c'è più il prete ma c'è il dottore. Il dottore ti dice devi fare questo altrimenti muori. Allora se uno ha un tumore, il protocollo dice chemioterapia, radioterapia, dopo cosa c'è? La chirurgia. Se non fai queste tre così, una di queste tre cose, sei spacciato. E questa è paura, è mettere paura alla persona che ha questa patologia o comunque si crede che abbia questa patologia. E quindi il soggetto, il cittadino che ha poca informazione, accetta questo perché altrimenti muoio. Ecco perché ho paragonato la religione alla medicina oggi, perché non mi cambia niente, tenendo conto che comunque ci sono dei signori medici che sanno fare il proprio lavoro, sia a livello professionale e sia anche a livello umano, perché ci vuole sempre quella carica di umanità verso la persona malata. Io li chiamo i medici, sono due tipi di medici, no? I medici con il cosiddetto traversone, l'ho detto in dialetto veneto, traversone vuol dire camice bianco, e i medici senza traversone, senza il camice bianco. Quindi senza il camice bianco per me sono dei puri impiegati, invece gli altri sono dei bravi medici, quasi come gli va. Questo è il mio sentire. Quindi ritornando al discorso delle vaccinazioni, allora io credo che ogni singola persona, o meglio ogni famiglia, debba avere il diritto di decidere del proprio figlio cosa deve fare. Questo non lo dico io, non lo dice né il Corvello o comunque altre associazioni, eccetera, lo dice la nostra Costituzione italiana. Articolo 32, in cui l'articolo 32 ti dice che ogni individuo, quindi ogni famiglia, è libero di scegliere qualsiasi terapia che secondo lui va
Va bene. A meno che, adesso non so se sia nello stesso articolo o comunque quello dopo, comunque mettiamo tutti e due assieme, a meno che nella Nazione Italia, prendiamo la Nazione Italia, ci sia in corso, che ne so, una pandemia piuttosto che un'epidemia, allora lo Stato e il governo stesso deve assolutamente salvaguardare la salute del cittadino e prendere le giuste precauzioni, e quindi potrebbe esserci anche la cosiddetta vaccinazione a tutti i soggetti. Questa è l'unica cosa in cui la Costituzione dà mandato, diciamo così, al governo o comunque al Parlamento di decidere in questo caso cosa fare. Mi pare che sia ok la cosa, no? Quindi, ripeto, ogni famiglia deve essere libera di gestire la propria famiglia, il proprio figlio, in questa maniera. Anche perché, ritornando al discorso di epidemia, in Italia, per fortuna, non c'è nessuna epidemia né di morbillo, né di pertosse, né di ferite, né di questo, né che l'altro, eccetera, eccetera. Ci sono, come sempre, dei casi, ci vorrebbe altro, non siamo immuni da niente, ci sono dei casi, ma certamente non sono a livello di epidemie, quindi non siamo un paese, diciamo così, ad alto rischio di malattie o cose di questo genere. Quindi non ci vuole grandi geni per capire questo. E come ho spiegato anche stamattina nell'intervento che ho fatto con il dottor Claudio De Santi, il nostro omeopata, che fa la trasmissione medicinale appunto sull'omeopatia, a un certo punto, giustamente, ha parlato delle vaccinazioni. Che comunque ci sono anche delle vaccinazioni omeoprofilassi, si chiamano così, spero di aver detto giusto, che comunque si riesce a fare appunto con la tecnica o col metodo omeopatico. Ci ha spiegato tutto quanto, ma io non mi soffermo su questo, ma mi soffermo in un'altra cosa, che tutte queste vaccinazioni, secondo il mio punto di vista, dopo qualcuno mi dirà i soliti complottisti, possiamo anche essere complottisti, ma cercheremo di essere anche un pochino previdenti, no? Tutto questo serve sempre di più per il controllo sociale. Cosa vuol dire questo? Iniettando, e questo l'ha fatto vedere il professore, il dottore, adesso non mi ricordo il titolo, ma non cambia niente, Stefano Montanari, con sua moglie, la dottoressa Gatti, che tutti questi vaccini sono inquinati, sono fatti di metalli pesanti, e quindi vanno nel cervello, quindi i neuroni e tutto quello che ci va dietro, li mette un po' in confusione, cioè, tecnicamente non lo so, ma comunque fanno sì che la persona o quel bambino che cresce, che poi diventerà adulto, sarà sempre di più sotto il controllo sociale del cosiddetto potere. Voi mi direte, qualcuno di voi mi direte, ma questa è un po' fantascienza. Ah, io non direi tanto fantascienza, visto che c'è già il microchip, tutte queste cose che fanno sì e stanno già facendo delle prove, stanno già facendo degli esperimenti su vari soggetti che, inserendo questo microchip, la persona praticamente è sotto il controllo di questi poteri, chiamiamoli sempre così, dopo ognuno di voi, ognuno di noi potrà chiamarli come vuole. Io li chiamo così, di poteri forti. Questo credo che, dal mio punto di vista, sia, io
e do un perché, cerco di dargli un perché alla cosa. Magari non è vera, magari è una causa, non lo so. Però fatto sta che per il momento i dati che abbiamo in mano ci portano a questo tipo di ragionamento. Ci sono anche vari libri appunto sul condizionamento e sulla manipolazione della mente umana da parte sempre di queste strutture, e quindi il famoso vaccino, questi 10 vaccini che vogliono iniettare ai nostri bambini fanno sì che un domani questi bambini, che mi ripeto che diventeranno adulti, saranno e saranno i futuri dirigenti, non so, di governi, piuttosto dirigenti di azienda, piuttosto che quant'altro, saranno sempre sotto questo controllo. Non me la pazzi, voi direte, ma questo è pazzo, forse sarò anche pazzo, ma per me la vedo così. E non solo io, purtroppo, anzi, credo che ci siano tante altre persone che mi danno ragione o ci diamo ragione. Ragione, fino a un certo punto, perché poi la ragione sta sempre in mezzo, non si sa bene quale che sia. Questo è, tanto per aprire così un ragionamento di oggi, su quello che ho voluto dire. Comunque, tanti auguri con una volta all'inizio di questo anno scolastico 2018-2019. Adesso facciamo un altro po' di pausa, perché poi ricordiamo due date. Una data con due avvenimenti, abbiamo già parlato lunedì di uno, ma lo ricordiamo anche oggi, ma vi ricordo anche un altro avvenimento sempre venuto l'11 settembre, ma cambieranno, vi dirò dopo. Bye. Gente, otto e venti, prima campana e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe, di occhiali, di corse sulle scale. Le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole, da 40 anni. Questa professione, ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara, e la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito servo di partito. Un servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina,
alla più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno, tutto scompare, avanti tutti al bar, dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell'ultima festa e del vestito nuovo buono fatto apposta, e sempre di quella ragazza che filava tutti meno che te. Meno che te. Le assemblee, i cineforum e i dibattiti mai concessi allora, e le fughe vigliacche davanti al cancello e alle botte nel cortile e nel corridoio, primi vagiti di un 68 ancora lungo da venire e troppo breve da dimenticare. Eccoci qua ancora in diretta, giusta giusta sta canzone Compagno di scuola di Venditti, di Antonello Venditti, ancora nel 1968, giù di lì, 68-69 questa canzone, e mi viene da ricordare che gli studenti, abbiamo parlato di bambini, ovviamente parliamo di studenti all'epoca, e 68, anche se era tutto pianificato, tutto praticamente tutto organizzato, sempre da loro, sia ben chiaro, però per lo minimo aveva costruito degli ideali, sia a livello studentesco, sia del movimento studentesco, e sia anche del movimento operaio, che è venuto fuori il famoso 68, no? Che dopo, ripeto, si hanno avuti dei diritti, e quei diritti sociali oggi, per diverse cause, che non sto qui adesso a dire tutto ciò perché andrei su un'altra storia, sono quei diritti che adesso sia il movimento studentesco, che voglia o non voglia, non ha più la nerva, lo spirito lo metto fra virgolette, molto fra virgolette, di ribellione, ribellione vuol dire comunque una maniera di liberarsi in una certa maniera pacifica, legale se vogliamo, ecco.
e neanche tantomeno da parte del movimento operaio, che per la paura di perdere il posto di lavoro, per la paura di essere visti come persone che vogliono combattere, comunque vogliono portare avanti un'idea, sempre, probabilmente sempre fra virgolette, questa rivoluzionaria, allora stanno lì, soffrono, perché appunto hanno queste paure e vengono sottomessi a una certa schiavitù, perché perdono il posto di lavoro, oggi perdono un padre di famiglia, ormai a parte che ci vogliono due stipendi, gira e gira in una famiglia minimo. Quindi per un padre di famiglia perdere un posto di lavoro vuol dire veramente trovarsi in una condizione veramente drammatica, se non è il mutuo è l'affitto, se non è l'affitto è il mutuo, e poi per non parlare delle bollette, per non parlare ovviamente del mangiare, del vivere, i bimbi che vanno a scuola se hanno figli, eccetera. Quindi ormai la famiglia, ormai la persona, il cittadino, è sempre di più sottomesso a tutto ciò. Ho parlato prima, o meglio, ho ricordato due date, o meglio, una data con due avvenimenti. E già lunedì ho ricordato con Massimo Mazzucco l'11 settembre del 2001, no? Che con Mazzucco abbiamo ripercorso in una mezz'oretta di intervista quel periodo, no? Tanto che stava lavorando, finché facevo l'intervista, un video che vi consiglio di andare a vedere su luogocomune.net, in cui Mazzucco pone 20 domande e vi dà il voto, se avete la capacità di rispondere giusto, ma comunque andate a vedere, perché credo che sia interessante sia il video, ma anche queste domandine che vi fa Massimo Mazzucco. Ormai lì credo che dall'11 settembre ci sono dati, ci sono documenti, documentari, filmati, di tutto di più, domande, testimonianze da parte di vigili del fuoco, ingegneri e tutto quello che ci va dietro. E quindi c'è, come lo chiama Mazzucco, l'11 settembre il inganno globale. Quindi ecco, volevo ancora una volta ricordare questa data, che credo che per il mondo intero comunque sia stata fondamentale, anche perché lì è cominciata nel 1999 la crisi, sia ben chiara, assai pianificata, e quella data lì, l'11 settembre 2001, è stata quella che ha dato la scossa alle guerre, alle invasioni, a reprimere certe libertà, vedi in America, Patriot Act, tutta la sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi ecco, c'è sempre da pensare che io l'11 settembre del 2001 la chiamo la madre di tutte le battaglie, almeno in questo periodo storico. L'altro avvenimento che è avvenuto sempre l'11 settembre, magari per quelli che sono abituati a leggere i numeri, i numerologi, si dice così, o comunque gli esoterici, o comunque quelli che sono amanti di simbologie, 11 settembre del 1973, in Cile, Salvatore Allende, presidente legittimo, democraticamente eletto dal suo popolo, c'è il cosiddetto colpo di Stato con Pinochet. Sapete che Pinochet è andato al potere grazie
alla CIA, grazie alle multinazionali, grazie a tutte coloro che anche oggi, guarda caso, sono sempre quelli che mettono il naso, in questo caso nel Venezuela oggi di Maduro, e poi fanno passare il Venezuela come criminale a Maduro, eccetera, eccetera, invece c'è qualcos'altro sotto. Come che hanno messo gli arresti Lula in Brasile e prima di Lula la Wilma, adesso non mi ricordo mai il cognome, che l'hanno praticamente da parte del Parlamento gli è arrivato un impeachment, in Argentina, per non parlare in altri stati, diciamo così, del Sud America e anche Centro America, eccetera. Sono sempre loro. Salvatore Allende è stato ucciso da Pinochet, o comunque da il mandante era Pinochet, ma comunque dai soldati del generale Pinochet l'hanno ucciso, perché lui ha detto: il mio posto è qua, perché sono stato eletto dal popolo, perché gli avevano dato la possibilità di fuggire comunque, o comunque gli avevano dato la possibilità di prendere un aereo e andare in esilio. Lui ha avuto il coraggio di restare lì nella sua sedia, nella sua poltrona da presidente, fino alla morte. E perché c'è stato questo colpo di Stato in Cile, 11 settembre 1973? Perché anche lì Salvatore Allende aveva già fatto delle leggi per nazionalizzare soprattutto le materie prime, le banche, che fossero sotto il controllo dello Stato, quindi sotto il controllo del governo stesso. E alle grandi multinazionali questo non stava più bene, perché gli portavi via praticamente l'osso da succhiare, e non c'era solo l'osso, c'era anche della polpa. E quindi hanno fatto fare la fine che hanno fatto fare. Quello che sta poi succedendo in Africa, ma questo è un altro discorso, perché io volevo ricordare questi due avvenimenti, sempre 11 settembre 1900, uno 1973 e l'altro 11 settembre del 2001. Hanno la stessa data e stesso mese. Mi piacerebbe sapere, per quelli che leggono i numeri, cosa c'è sotto sotto a queste date, o la cabala israeliana, come si dice, non lo so. Comunque io credo che ci sia un qualcosina. Abbiamo ricordato questo. Volevo ricordare anche un'altra cosa. In questi giorni si sta dibattendo, no? Al governo e non solo, per la questione della chiusura di negozi, di vari supermercati, o meglio centri commerciali, eccetera, se tenere aperto domenica. Questo che l'altro, adesso ci dividiamo anche su questo, no? Pare che il governo si perda sempre su queste cose, e noi che amiamo le armi di distruzione di massa, o non distruzione, distrazione di massa, pardon, ci curiamo dietro a queste cose, no? Ma comunque, in ogni caso, volevo fare un piccolo ragionamento su questo, se permettete. Allora, il centro commerciale, tutte queste cose sono gestite, come sapete, dalle varie multinazionali, che sono quelle che hanno praticamente, dal mio punto di vista, distrutto la società, non solo quella italiana, ma a livello mondiale, insomma, globale, insomma. Ecco. E quindi bisogna fare, dal mio punto di vista, una lotta ben concreta contro queste multinazionali. Non è che abbiamo tante armi, sia ben chiaro, però un'arma ce l'abbiamo, abbiamo il portafoglio. L'arma del portafoglio è quella di non acquistare prodotti che sono inerenti a queste multinazionali.
faccio un nome, uno su tutte, da Nestlé o Coca-Cola, cose di questo genere. Non comprate questi prodotti, non acquistate questi prodotti. Quando andate a fare la spesa, ritardate qualche minuto, leggete l'etichetta, dopodiché deciderete se prenderlo oppure no. Questo è un anno, vedete, è molto molto interessante, perché se una multinazionale vede che a fine anno c'è stato, sto parlando di numeri piccolissimi, sto parlando del 5%, 3, 4, 5%, si raddrizzano le antenne, dice, cosa succede? Punto. Ma a parte questo, ritorniamo al discorso aprire, non aprire, eccetera, eccetera. Io credo che ogni individuo, e non voglio per carità fare il cattolico, non me ne frega niente, sia ben chiaro, ogni famiglia, perché guardo il valore io, soprattutto guardo il valore, non tanto la religione, se uno è ateo, se uno è cattolico, piuttosto musulmano, piuttosto che qua, piuttosto, non me ne frega niente, però guardo il valore della famiglia. Io credo che il valore della famiglia superi tutte le religioni, il valore della famiglia è quello anche di starsi un po' tranquilli in casa, almeno un giorno alla settimana. E se, che potrebbe anche essere lunedì piuttosto che martedì, piuttosto, allora si decide quale giorno, l'importante è che un giorno si fermi, per quando è possibile, perché ovvio che ci sono dei lavori, come che ne so, il bar, piuttosto che il ristorante, eccetera, io me ne rendo anche conto, sono consapevole di questo, ci sono dei lavori che non si possono fermare, per vari motivi, ovvio, però ci sono certi lavori come questo, per esempio del commesso, che il giorno tot si può fermare, punto e basta, per ritrovare la famiglia come giorno di riposo. Quindi il bambino che non va a scuola, la moglie che resta a casa a lavorare, anche lei e anche il papà, e si ritrova, punto. Anche perché vedete, se andiamo a vedere bene tutte queste cose, la famiglia, o meglio, negli anni che fu, prima dell'evento di tutte queste grandi multinazionali, il Veneto, sto parlando del Veneto perché dopo le altre regioni, sì, c'è l'informazione, però come sempre è un po' quella che è, un po' in generale, no? Però il Veneto è quello dove questa radio sorge, in provincia di Padova ovviamente, ma comunque fa parte del Veneto, siamo veneti, e quindi sappiamo benissimo che quello che fu, e Veneto, quindi sto parlando soprattutto del dopoguerra, a rialzare, diciamo così, questa regione, è stato il tessuto sociale. Cioè, cosa vuol dire tessuto sociale? Vuol dire praticamente tutte quelle piccole e medie imprese, imprese che nascevano in casa o comunque, perché il Veneto comunque aveva quel spirito di essere imprenditore, e tante persone hanno avuto questo spirito e hanno rialzato, insieme ovviamente alla forza operaia, di rialzare il Veneto proprio grazie a questo tessuto sociale, delle piccole, soprattutto delle piccole imprese. E noi credo, almeno dal mio punto di vista, dobbiamo ritornare a questo. Questo non significa ritornare alle caverne o cose di questo genere, assolutamente. Questo significa ritrovare questa, la comunità che abbiamo perso in questi anni, perché io mi ricordo ancora, ero bambino, per esempio il cosiddetto Casuin, detto in Veneto Casuin, cioè o meglio la bottega del paese, no? del fruttivendolo, piuttosto di quello che vendeva la pasta, eccetera, in cui le donne, soprattutto perché erano le donne a quell'epoca che andavano a fare la spesa, era un momento di socialità, era un momento di scambiare le parole, come va, come non va,
la famiglia, insomma, tutte queste cosine che rafforzano la comunità all'interno del paese. E questo significa anche quando che una persona magari era senza olio, Maria, hai un po' di olio da prestarmi, piacerebbe dirlo in Veneto, ma magari Ghetto Fettinide olio da prestarmi, perché così da domani mattina dopo bottorlo e te do che il mezzo bicchiere che te me gada. L'ho detto in Veneto puro, vuol dire praticamente avessi prestato quell'alimento, in questo caso l'olio, per condire non so l'insalato, per friggere o quest'altro, perché poi era rimasta senza, che poi l'indomani gli andava a riportare indietro, magari con gli interessi, quell'olio che è stato dato. Questa era la comunità, questo l'abbiamo perso. E questo si è sviluppato, questa multinazionale, che ha distrutto tutto questo meccanismo. Allora, perché ho detto questo discorso? Perché io credo, e ripeto, noi dobbiamo fare, non a parole, ma veramente, se ci crediamo, una lotta contro la multinazionale proprio nel loro campo, cioè quello di non acquistare più la loro merce. Ecco che allora l'operaio, il commesso o la commessa avrà anche la giornata di riposo, si apriranno nuove attività nel paese, perché qualche centro commerciale magari chiuderà, quindi si riaprirà qualche attività nel paese, si riapre quella socialità che adesso è andata a farsi friggere, perché al centro commerciale ovviamente c'è solo un via vai di persone che guardano, vedono, girano, senza neanche guardarsi nel viso, non si conoscono, perché ovviamente c'è una marea di persone da tutti i paesi della zona, e si va a passare lì un'ora, due ore, tre ore, quello che è, lì dentro, così, tanto per, invece di magari di andare fuori, se magari una bella giornata, andare a farsi una passeggiata e incontrare magari degli amici, o comunque di discutere anche di cazzate, o amici, non amici, eccetera, eccetera. Centro sociale, sì, il centro sociale magari. I centri commerciali praticamente, invece di unire le persone, le comunità, dividono, e dividono anche i lavoratori che ci sono dentro là, quello di stare a casa o non di stare a casa, quello di fare un giorno di riposo oppure no, quello di fare dei turni massacranti oppure no, insomma tutto questo, e si sviluppa dietro a tutta questa discussione che ancora una volta, e guarda caso, ancora una volta non ci dividiamo. Riflettiamo anche su questo, è un altro punto che io ho fatto lì, le ho messa lì per farvi riflettere, e adesso ci facciamo ancora un pezzo musicale, vai.
Medusa Marley. Sposati di fretta e con un figlio in arrivo, un figlio nuovo di zecca da crescere bene. Abbiamo finito questo. Era tagliata? No, è finita. No? È finita così? Sì. Era finita così. Allora, ribongiorno ancora, siamo su radioinide.it, sempre Giorgio Stocco ai microfoni, in regia Giola, che stiamo facendo alcune riflessioni ovviamente su alcune cosine, così stiamo generalizzando, toccando alcuni punti di quello che è un po' oggi, no, così. I problemi ce ne sono sempre, i problemi, diciamo quelli che mi hanno un po' stimolato di più in queste ore, in questi giorni, insomma, ecco. Vi stavo dicendo all'inizio, se vi ricordate, che ho condiviso un documentario, un video, che veramente mi ha commosso, del rapporto che può esserci tra un cane, in questo caso, e una persona, il suo padrone, diciamo, no? E qui a Radio Iride ci sono due speaker, soprattutto sto parlando di il nostro Lauro De Piccoli, che fa trasmissioni proprio che vanno proprio ad approfondire questo tema degli animali, eccetera, e anche il nostro Renato, che soprattutto il rapporto animali, ma soprattutto coi cani, no? Poi magari c'è sempre qualcun altro speaker che in maniera così un po' generale della cosa ne parla. E vi stavo dicendo di questo video che mi ha commosso, in cui c'è una persona, un barbone mi pare, sì, vero? È un barbone, sì. Sì, un crociato. Un crociato, ma sì, un crociato. Vabbè, un barbone detto in italiano, che insomma, sapete, loro vivono in strada, aveva questa cagnetta, questa cagnolina, e a un certo punto lui ha male, sta male praticamente, tanto per farvela un po' corta, sta male e deve essere ricoverato in ospedale per tutta una serie di accertamenti, per vedere effettivamente cosa non ha, eccetera.
questa cagnolina è sola perché non ha altre abitazioni dove andare e viene rinchiusa in un canile. Non è italiana, mi pare. No, ecco, non è italiana. Deve essere francese la cosa. Viene rinchiusa in un canile, ok. L'uomo in pratica gli viene riscontrato un tumore, un cancro, terminale addirittura, perché a quanto pare non c'è più niente, da fare. Ovvio che il suo desiderio era quello assolutamente di rivedere questa compagna di viaggio, questa cagnolina. Mi sto commuovendo, quindi portate pazienza, ma io sono molto emotivo su queste cose. Vuoi che continui io? Vai te, allora, mi riposo. E allora, caso vuole che la persona, c'era una persona che faceva volontariato all'ospedale dove era ricoverata quest'uomo, e che gli parla della sua cagnolina. E la stessa persona che faceva volontariato all'ospedale faceva volontariato anche al canile e ha fatto presto ad associare le due cose. Quindi cosa ha fatto? Ha preso la cagnolina, sembrava che lei sapesse dove doveva andare, infatti era lei che guidava questa signora, e sono entrati in ospedale. In pratica è entrato con la cagnolina e gli è corso subito incontro, saltata sul letto, e là sono state ore abbracciati, a carezzarla, lei a leccargli il viso, a farsi cosiddette le coccole. Vuoi andare avanti tu adesso? Sei emozionato che te? No, praticamente c'è stato questo rapporto stupendo, questa cagnolina, come ha detto Gigliola, che pareva che sapeva già tutto, dove, lei sapeva dove andare perché il suo istinto era là, no? E l'uomo, quando l'ha vista, ovviamente, ovvio che credo che ci sia stata un'emozione pazzesca, insomma tutto questo giro di coccole, questo leccamento, perdonatemi anche magari, che magari non è proprio la giusta parola di dire leccamento, ma comunque potete comprendermi, insomma fatto sta che dopo due giorni, dopo un giorno da quella visita della sua cagnolina, lui è morto. La cagnolina è stata adottata da una famiglia, quindi diciamo che gira e gira, lui è molto contento, ci fa per dire, ovviamente, no? E lei credo sia stata felice di rivedere il suo padrone e ritrovare un'altra famiglia che lo ha accolto, quella accolta. Da tenere presente comunque che questa cagnolina era ben tenuta in salute, e si privava lui il cibo per darlo alla cagnolina, per accudirla, era pulita, non era denutrita, sporca, denutrita, quindi rinunciava lui per far star bene l'animale. Allora, riflessione un attimo, ma sono piccole riflessioni. Se veramente l'uomo arrivasse a questo punto di amore, questo per me è vero amore, perché ci sono persone, ne sento di tutti i colori ormai, perché di amore tante persone si riempiono la bocca, e credetemi, c'è tanta ipocrisia, mi dispiace, ma io la sento così. Senti, amore, 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 un amore, un corno, questo è amore. Questo vuol dire dare senza avere. La cagnolina ha dato, lui ha dato, senza nessuno avere. Perché nessuno ha chiesto un qualcosa, sia uno sia l'altro. Ma è l'unica cosa che volevano stare assieme. Questo è amore. Rapporto tra un cane e un uomo. Questo può essere
se fossimo noi veramente evoluti, questo vuol dire in famiglia, non tanto tra marito e moglie, che per carità, veramente se vivi in una comunità, in una famiglia allargata, in qualcosa, se dimostri veramente amore, lo devi fare senza solo dare senza avere, perché se vuoi dare amore per dopo avere, non è più amore ma ipocrisia, è qualcos'altro. Tutto lì. Scusate di questa parentesi, ma in mezzo a problemi, ma credo che ci vuole anche un po' di, come si dice, anche di notizie belle. Questa è una notizia positiva dal mio punto di vista, anche se lui, cioè l'uomo padrone, cosiddetto padrone, è morto, ma credo che sia morto comunque, in ogni caso, contento. Un altro pezzo musicale, perché così ritorniamo nelle nostre attività, perché, o meglio alle nostre informazioni, perché poi leggeremo un articolo di quello che sta succedendo in Libia, di chi è la responsabilità, eccetera, eccetera. Faremo un piccolo commento dopo. Vai con il pezzo musicale. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in
se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te. Un'altra canzone bellissima, forse un po' utopica, però bisogna anche sognare. Io credo che il sogno, sognare, ci sia dato, lo vogliamo avere, perché questo nessuno ce lo può venircelo a prendere. E sognare un'isola che non c'è, io sognerei un'isola che ci fosse, ci fosse veramente un mondo, non dico di pace perché poi andiamo un po' lì, però un mondo in cui si potrebbe condividere tante cose insieme. Ma non lo so se l'uomo arriverà a questo punto della propria evoluzione, ma fin, come diceva una persona, finché non cambiamo noi, non cambierà il mondo. E siamo noi a determinare il cambiamento del mondo. Forse qualcuno dirà, ma che cazzo stai dicendo? Sì, perché proprio con il nostro esempio ci vede Tony, ci vede Menego, ci vuole Tizio, Caio, Sempronio. Piano piano, vedendo noi che cambiamo, anche loro a loro volta cambiano, e via via. Certo, non è facile, è un processo lunghissimo, però questo credo che sia l'unica cosa che possiamo fare. Il mondo del Medioevo è cambiato perché è cambiato anche l'uomo, e non tanto il potere, ma è cambiato l'uomo, la base. Giordano Bruno diceva, prima di essere bruciato vivo a Campo dei Fiori a Roma, diceva, ho fatto un grande sbaglio della mia vita, quello di andare dal potere per il cambiamento, ma il potere non cambia, è il popolo che cambia, è l'individuo che cambia, è dalla base che si cambia, non certamente dall'alto. Quindi è inutile che noi andiamo dai vari governanti, da qui, da là, eccetera, eccetera, perché possano cambiare. Loro non cambieranno mai. Siamo noi la base che deve cambiare, e di conseguenza anche il potere cambia. È logico, no? È troppo facile venire in bar, parlo del bar perché credo che sia rimasta una delle poche strutture cosiddette sociali dove che si riuniscono persone, anch'io ovviamente, perché mi piace anche la chiacchiera del bar, il gossip, però sento tante lamentele e poi basta. E poi non fanno niente, perché è più facile lamentarsi che fare, mettersi a fare qualcosa, naturalmente. Assolutamente sì. Quindi, vedete, quindi facciamo qualcosa per noi, in primis, perché tutti noi abbiamo il nostro ego, il nostro egoismo, bello, buono, brutto, fatto male, eccetera, eccetera, e poi il mondo forse cambierà. Bene, ha fatto questa piccola riflessione. Allora adesso andiamo a vedere un po' di geopolitica, così ci facciamo un po' di culture più forti, diciamo così. Sono le 16:27. 16:27, e vediamo allora di leggere un articolo che mi pare che venga fuori da dove? Da molti, no, controinformazione. Megachip. Sulla Libia, cosa sta succedendo? Dopo faremo anche
anche 5 minuti di commento. Intanto sentite la lettura. Il doppio gioco di Macron. Macron fa la voce grossa in Libia, l'unico che può mettere un po' di ordine è lui. Ma i fan italiani di Macron davvero non vedono e non capiscono? Allora, l'articolo è di Fulvio Scaglione. Dice: come nei telefilm americani, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Quello buono è il presidente francese Emmanuel Macron, che dice di appoggiare in pieno il piano d'azione delle Nazioni Unite per la Libia e di non vedere l'ora che da quelle parti scoppi la pace, tanto da invocare elezioni politiche entro il prossimo dicembre. Quello cattivo è il generale Khalifa Haftar, ex gerarca di Gheddafi, ex emissario della CIA, ora il gallo del pollaio libico grazie alle milizie inquadrate nel Libyan National Army, che si chiama Esercito Nazionale, ma in realtà è un esercito privato. Il poliziotto cattivo ha spiegato ieri a chiare lettere come bisogna interpretare le dichiarazioni del poliziotto buono Macron, quelle delle elezioni. Le elezioni vanno bene, anzi benissimo, adesso, ha detto Haftar, purché diano un risultato credibile. Altrimenti mi incaricherò di farle abortire. Traduzione: se alle elezioni uscirò vincitore e padrone del paese, tutto ok. In caso contrario farò intervenire il mio esercito. Per completare il cerchio facciamo notare un piccolo particolare. Almeno dal 2015 quell'esercito è finanziato, armato e sostenuto dalla Francia. Allora era presidente François Hollande, che fu beccato a inviare aerei pieni di armi ad Haftar, che in caso di bisogno poteva anche rivolgersi alle forze speciali francesi acquartierate nella base di Benia e ben lieti di cavargli qualche castagna dal fuoco negli scontri con i jihadisti dell'ISIS e gli altri gruppi armati. È chiaro dunque il gioco del buon Macron. Dico che approvo il piano dell'ONU, così faccio bella figura. Insisto perché si vada a votare subito, così nei fatti taglio le radici allo stesso piano dell'ONU che prevede tra l'altro la convocazione di una conferenza nazionale libica. La stesura è l'approvazione di una nuova Costituzione e la stesura è l'approvazione di una nuova legge elettorale, cose ovviamente impossibili da ottenere entro dicembre. Per finire scelgo come mio candidato il cattivo, cioè Haftar, e fin d'ora mette le mani avanti sull'esito della, alla maniera prevista dall'ONU, impossibili elezioni. Bisogna ricordare un'altra cosa. Nel maggio scorso, con una bizzarra iniziativa unilaterale, ma come non è nel piano di azione dell'uomo, dell'ONU, Macron convocò a Parigi una specie di conferenza delle parti in causa in Libia. C'era Haftar, ovviamente, e c'era Agila Salem, presidente del Parlamento con sede a Tobruk, che la comunità internazionale non riconosce, e c'era Fayez al-Sarraj, capo del Consiglio presidenziale con sede a Tripoli, l'unica istituzione che invece la comunità internazionale riconosce come legittima. La data era ben scelta, perché l'Italia, che con l'assegno degli USA e dei paesi europei aveva ottenuto mandato informale come paese guida nella crisi libica, era nel bel mezzo della crisi di governo, impossibilitata quindi a esprimere una posizione impegnativa. E nelle pieghe dei lavori Macron cercò anche di far passare un piano in 13 punti. Ma come? Non c'è il piano di azione dell'ONU? Al che, al punto 12, diceva testualmente: la comunità internazionale riafferma la fiducia delle istituzioni libiche, fra le quali era elencato anche Libyan National Army,
cioè l'esercito privato del generale Haftar, quello foraggiato dalla Francia, una milizia elevata al rango di istituzione. Il piano di Macron ha fatto poca strada. Lui mente bene, ma non è che gli altri siano tutti fessi. Così, e guarda caso, proprio tra il viaggio del Premier Conte a Washington, dove Donald Trump gli ha proposto una cabina di regia italo-americana per la crisi libica e la conferenza sulla Libia convocata a Roma a novembre, è scoppiata la crisi delle milizie con l'assalto a Tripoli. Qualche decina di morti perché il mondo si svegli e la pronta ritirata appena Haftar ha fatto voce grossa. Come dire, l'unico che può mettere un po' di ordine è lui, e infatti Macron è tornato a insistere perché si facciano le elezioni in dicembre, ma i fan italiani di Macron davvero non vedono e non capiscono? È finita? Sì. Ognuno possa trarre le proprie cose, le proprie riflessioni, eccetera, da questa lettura è un articolo, e ripeto che se andate su Megachip, di chi è il giornalista? Aspetta un attimo. Vediamo anche la fonte giusta. Appunto. Avevo detto prima Fulvio Scaglione. Fulvio Scaglione, ecco. Allora, io vorrei tornare un pochino indietro ricordando chi è la Francia. Allora, intanto è Macron, spero che si dica bene così, è stato messo lì, ricordate, dai grandi poteri forti, e lo sappiamo perché è stato istruito dalla Goldman Sachs, dai Rothschild e da quel certo Jacques Nathalie, che praticamente è uomo della Rothschild, che gli ha dato tutti i mezzi, gli strumenti, e poi loro hanno fatto la giusta propaganda, la giusta campagna elettorale perché Macron potesse diventare presidente della Francia. Quindi è stato costruito ad hoc queste cose qui. Se volete andare a vedere questa fonte che vi ho detto, basta che andate a risalire qualche anno fa, Maurizio Brondè sul suo sito, sarà difficile trovare gli articoli, ma comunque ci sono ben documentati, sia ben chiaro. Se vi ricordate, io qualche settimana fa, sarà anche un mese fa, qualche settimana fa, ho messo su un'intervista, o comunque abbiamo parlato di immigrazione, e ho messo su, non tutta, una ventina di minuti, un'intervista ad Mohamed Koran, che è stato intervistato da Claudio Messora sul Bio Blu. Questo Mohamed Koran denunciava quello che stava succedendo in Africa, cioè praticamente 14 stati dell'Africa erano sotto il comando della Francia, o meglio della moneta franco, adesso non mi ricordo più, comunque una moneta che era sotto il controllo delle banche francesi. Quindi quelle colonie ex francesi che hanno ottenuto l'indipendenza, ma solo a parole, in pratica erano sotto ancora la cosiddetta, sotto il dominio francese, sulla moneta. Quando uno Stato comanda la moneta su altri Stati, è lui che gestisce tutto ciò. E questo Corane, Mohamed Corane, ricordava che anni fa, non tanto, tanto tempo fa, anni fa, qualche decennio di anni fa, questi... Cosa è successo? Niente. No, io sentivo bene.
Questi stati, 14, nei vari anni ci sono, i vari presidenti si sono ribellati, no, a questo sopruso e sono stati uccisi da questi eserciti, diciamo, mercenari privati, finanziati dalla Francia stessa, per mezzo colpi di Stato o amici, bracci destri di questi presidenti che hanno voltato la faccia appunto al loro amico, basta guardare Thomas Sankara, eccetera, eccetera, e altri personaggi che si sono rivoltati e quindi praticamente sono stati uccisi appunto da o colpi di Stato, ma tutto preparato dai francesi, no? Questa è un po' la storia di questi 14 stati ex colonie francesi. Quando è stato? Nel 2011, credo ci sia stata la morte del generale, ma non il generale Colonnello, dicendo che era un dittatore, dicendo questo, dicendo che l'altro. Certamente non era uno stinco di santo, si è ben chiaro, Gheddafi, però in Libia, all'epoca di Gheddafi, lo Stato libico era lo Stato che dove si stava meglio di tutti gli altri stati africani, tanto che lo stipendio pro capite era più alto di tutti appunto gli stati africani. Anche perché aveva, ma come tutta l'Africa poi, delle materie prime, tipo il gas, il petrolio, eccetera, eccetera, no? Ma il discorso è più ampio. Gheddafi, ormai lo saprete tutti, Gheddafi ovviamente stava iniziando a far sì che l'Africa, ma soprattutto il Nord Africa, avesse una moneta sovrana, il famoso dinero o dinero d'oro. Questo cosa poteva incidere soprattutto i francesi che controllavano questi 14 stati? Se perdevano questi 14 stati, ipotesi, il controllo della moneta col dinero d'oro, e non controllavano più questi stati e andava a ramengo praticamente lo Stato francese, o comunque perdeva una buona fetta di introiti o comunque di materie prime o cose del genere. Perché bisogna ricordare che l'Africa è un continente estrattivo cosa vuol dire estrattivo? Che praticamente le varie multinazionali eccetera eccetera vanno solo a estrarre, vanno solo a praticamente a portare via tutto il ben di Dio che ha questo stato, questo continente, per portarlo a noi occidentali e lasciare praticamente lo stato dove è andata a estrarre in braga di tela, i pantaloni, i braga di tela, dico proprio così perché tanto si capisce. E quindi senza lasciare appunto, stavo perdendo un po' il filo del discorso, senza lasciare e lasciano questi popoli senza nessun tessuto sociale. Cioè senza nessun tessuto sociale cosa vuol dire? Che non hanno la possibilità di costruirsi qualche impresetta, qualche fabbrichetta, qualcosa appunto per la comunità. Quindi dovevano solo e devono lavorare solo per queste grandi multinazionali che vengono pagate praticamente un euro all'ora, cioè cose miserevoli. Quindi facendo questo dinero d'oro, ritornando al Gheddafi, si doveva eliminare e fingendo appunto che
dittatore questo, quindi la Francia assieme agli Stati Uniti d'America, sempre loro c'entrano, e l'Inghilterra, sempre loro c'entrano, e in parte anche l'Italia, perché l'Italia, non dimentichiamo, diede la possibilità con alcune basi, soprattutto a Sigonella, agli aerei americani, francesi e inglesi, di andare a bombardare la Libia, e poi a sua volta uccisero Gheddafi. Da quel momento la Libia praticamente regnò la confusione che ancora adesso c'è, perché praticamente la Libia, Gheddafi era riuscito a mettere insieme tutte quelle tribù, la Cirenaica, la Tripolitana e altre tribù più piccole, era riuscito a mettere insieme questo e governare questo popolo, bene o male, e riuscivano, diciamo così, a avere e vivere in una maniera decente. Eliminando Gheddafi viene fuori questa confusione. Adesso ritorniamo a questo articolo che abbiamo appena letto di Fulvio Scaglione, in cui Macron cerca di mettere un suo uomo là, perché se va su un'altra persona magari non fa più gli interessi della Francia, ma fa gli interessi veramente della Libia, e magari può anche fare gli interessi un po' del Nord Africa. Questo la metto io come ipotesi, sia ben chiaro, non è fonte di nessuno, ma è una pura ipotesi che faccio io, dal momento che, appunto, visto che questo personaggio, il poliziotto cattivo, ha un esercito finanziato dalla Francia, privato, se non va su lui, praticamente il potere riesce a far abortire, ha chiamato così, le elezioni, quindi alla fin fine deve andare su questo personaggio è servo, diventerà servo dei francesi e quindi di Macron, che lo girerà in tutte le sue parti, e quindi la Francia ancora una volta avrà tutti i vantaggi di tutto il mondo, di questa situazione, non di tutto il mondo, di questa situazione. E quindi quei 14 stati che abbiamo detto e più la Libia saranno ancora sotto il potere, appunto, francese. Questo è il mio punto di vista. Che ora abbiamo fatto, Gerardo? 46. Allora facciamo un po' di musica, poi vedremo, perché c'è un articolo anche sulla Siria. Anzi, facciamo così, Gerardo, allora. Leggi, non so quanto lungo che sia, perché c'è quello sulla Siria, che praticamente si sono riuniti sempre Francia, Inghilterra e Stati Uniti per colpire ancora una volta la Siria. È tanto lungo l'articolo? Aspetta che guardo, che non mi ricordo qual è. Dovrebbe essere su controinformazione, mi pare. Controinformazione su Don Quixote. C'è niente? No, allora no, non mi ricordo dove abbiamo letto. Perché comunque diceva questo articolo che appunto questi tre stati si sono riuniti. Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Sì, alza un po' il tuo microfono però. Sì, un attimo che... È tanto lungo? Un attimo che guardo. Comunque leggiamo alcune... tanto per capire. Non tantissimo. Vai allora con la lettura e dopo ci avviamo anche verso la fine, vai. Un attimo. Allora, sì. Questa deve essere nella storia della propaganda nel XX e XXI secolo una delle affermazioni più oltraggiose che io possa pensare, ha dichiarato John Bolton in risposta all'accusa di Mosca che i ribelli anti-Assad e i Belid sarebbero preparando un finto
un finto attacco con sostanze chimiche, false flag, al fine di accelerare un attacco degli Stati Uniti a Damasco, secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal. Secondo Bolton, i terroristi sono galantuomini e non farebbero mai queste brutte azioni. Alla faccia! Insieme agli Stati Uniti e alla Francia siamo stati chiari che risponderemo in modo rapido e appropriato se il regime di Assad ripeterà il suo spaventoso uso di armi chimiche, ha promesso Bolton, facendo eco alle dichiarazioni che il consulente per la sicurezza nazionale aveva iniziato settimane fa durante un viaggio a Gerusalemme. Stati Uniti, Francia e Regno Unito sono in colloqui permanenti diretti ad organizzare possibili attacchi sul territorio della Siria. Il Wall Street Journal ha rivelato che la Casa Bianca è ora in trattative dirette con il Regno Unito e la Francia su piani per un possibile terzo round di bombardamenti contro coordinati sulla Siria, nel caso in cui l'esercito siriano utilizzi armi chimiche durante l'assalto Idlib. Dopo un discorso a Washington lunedì, Bolton ha detto ai giornalisti: siamo stati in consultazione con gli inglesi e i francesi che si sono uniti a noi nel secondo bombardamento e concordano anche sul fatto che un altro uso di armi chimiche si tradurrà in una più forte risposta. La notizia arriva il giorno dopo che Bolton ha indicato durante un discorso che gli Stati Uniti e i loro alleati in Siria avrebbero risposto con un'azione molto più forte e più dura contro Damasco. Inoltre, all'inizio di questa settimana ci sono state segnalazioni che la Germania sta pensando di accettare una richiesta degli Stati Uniti di aderire a potenziali bombardamenti contro la Siria, anche se ci si aspetta che tale mossa diventi troppo politicamente divisoria per la Germania. Finora è in corso un attacco aereo russo su Idlib, con rapporti internazionali che dicono che circa 70 bombardamenti si sono verificati su Idlib nei giorni scorsi. Le forze filogovernative della Siria si sono radunate attorno alla provincia di Idlib, che si dice che contino ben 100.000 effettivi. Se fosse vero, questo sarebbe il più grande raduno delle forze siriane per ogni singola battaglia nel corso di 7 anni di conflitto. Nel frattempo, le Nazioni Unite hanno avvertito di un imminente disastro umanitario e una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, presieduta dagli Stati Uniti, si terrà martedì mattina, secondo il Washington WSJ, il Washington State Journal. Lunedì il Washington State Journal ha riferito che funzionari americani senza nome era a sostegno di essere in possesso di informazioni di intelligence che dicono che Assad abbia già dato l'ordine di condurre un attacco di gas cloro in un livello assolutamente senza precedenti di telegraphing pre-crimine di eventuali sul campo di battaglia. I funzionari antonimi hanno riferito al Washington Post la nuova intelligence americana, in quella che sembra la ripetizione statunitense familiare, come l'invasione irachena nel 2003 sia stata venduta al pubblico americano, vale a dire funzionari autonomi e vaghe assicurazioni di informazioni invisibili, anche se l'atteggiamento su
Idlib si sta ora svolgendo a un ritmo molto più rapido. I timori di un massacro sono stati alimentati da nuovi servizi segreti statunitensi che indicano che il signor Assad ha aperto la strada affinché i militari usino il gas di cloro in qualsiasi offensiva, hanno detto i funzionari statunitensi. Non era chiaro dalle ultime notizie che il signor Assad avesse anche dato il permesso militare di usare il gas di Sari, il micidiale agente nervino usato più volte nei precedenti attacchi di regime nelle zone dei ribelli. È vietato dalla legge internazionale. Sembra che Washington adesso, con questo, stia facendo credere che un attacco americano alle forze e alle posizioni del governo siriano sia quasi inevitabile. Tuttavia, questa volta, la posta in gioco è molto più alta in quanto la Russia ha accumulato un numero senza precedenti di navi da guerra nel Mar Mediterraneo lungo la costa siriana in risposta a precedenti rapporti secondo cui gli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna potrebbero preparare un attacco. Nel frattempo, qualcuno ricorda questa falsa notizia di 15 anni fa? In basso a sinistra c'è un articolo che dice «Armi chimiche di Assad? Punto di domanda». Si ripete lo stesso scenario, le false news, dalla presenza di armi di distruzione di massa per giustificare una nuova aggressione. Mi pare che l'articolo sia abbastanza chiaro, no? Gli americani, gli inglesi e i francesi non vogliono perdere e vogliono ancora ritentare un ennesimo attacco alla Siria, un attacco che vogliono prenderci o conquistare la Siria di Assad, ancora una volta con la scusa di queste armi di distruzione di massa o armi chimiche o chiamatele come volete. Qui c'è già un riferimento sull'articolo, dell'articolo ricordando ancora Saddam Hussein 2003, in dove con una bottiglietta con dell'acqua magari diluita, magari era omeopatica, era un rimedio omeopatico, sto ridendo ovviamente proprio per sdrammatizzare la cosa, Powell, generale Powell, andò all'ONU dicendo questa è la prova, mostrando questa bottiglietta, delle armi chimiche di Saddam Hussein che ha e che vuole praticamente spargere nel proprio paese. E con questa scusa attaccarono l'Iraq e poi sappiamo com'è andata. Le armi di distruzione di massa non furono mai trovate, non esistono, non sono mai esistite, e quella bottiglietta, come ho detto prima, era una fake, una falsità. Idem con patatine stanno facendo adesso con Assad, che, ripeto, c'è l'esercito russo in terra siriana, è l'unico esercito che può stare lì perché che è legittimo, perché ha il mandato di Assad stesso. E Assad, per quanto criminale, dittatore, tutto quello che vuoi, perché tutto questo viene dall'Occidente, e ripeto che neanche lui è un stinco di santo, sia ben chiaro, però è un presidente votato dalla sua popolazione e quindi legittimato a governare, punto. Adesso l'ONU ha detto che ci sarà un'altra tragedia umana, ci saranno ancora profughi che ovviamente scapperanno dalla Siria, eccetera, ma l'ONU e l'Occidente non dicono che quando finì, si fa per dire, la guerra, comunque c'è questa
3 ore che pare che abbia un po' tranquillizzato la Siria, adesso è ripresa ancora adesso questo, sono rientrati 1.500.000 siriani da dove si erano rifugiati, ma l'Occidente non lo dice, l'ONU non lo dice. Perché? Ma perché, perché, perché? Quindi, ancora una volta, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, in parte anche la Germania, e inoltre anche l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita ovviamente è lì, che magari finanzia o qualcosa, eccetera, cercano in tutte le maniere di invadere questo paese, la Siria. E lì per fortuna c'è ancora il popolo che è ancora qua, Assad, e poi scusate un attimo, poi io devo chiudere anche, ma ha fatto un ragionamento del genere, perché dobbiamo anche fare un ragionamento del genere, ma per quanto crudele che sia un governatore, un presidente, per quanto dittatore, criminale che sia, usare delle armi chimiche contro il proprio popolo, non credo che rientri ancora nella mente umana, anche perché, scusatemi un attimo, se il popolo siriano vede una cosa del genere, bene o male riescono a organizzare senz'altro un agguato, senz'altro un qualcosa, però non è successo niente da parte dei siriani. Sono sempre questi famosi ribelli che sono, è un esercito mercenario pagato dagli Stati Uniti, pagato dall'Inghilterra, pagato dalla Francia e finanziato dall'Arabia Saudita. Punto. Volete credere? Boh, non volete credere? Contento lo stesso, non c'è nessun problema. Ma per lo minimo andiamoci a informare. E con questo io vi saluto e vi lascio con una canzone. E dovrebbe esserci qua la Donatella, è arrivata, sì, la Donatella è già arrivata, quindi lascio spazio ovviamente a Donatella per la sua trasmissione e noi ci sentiamo lunedì. Allora, lunedì ho 2 bellissime interviste, adesso ve lo dico. Una è dalle 13.14, c'ho la mia amica giornalista bravissima, la dottoressa Erika Perchetti. Parleremo un po' di tutto, parleremo di geopolitica, parleremo di politica europea, nazionale, e poi ci abbiamo anche un po' di tempo perché volevo soffermarmi un attimino, è una cosa che piacerà anche a Donatella, il cosiddetto l'utero in affitto, un modo nuovo per sfruttare la donna, e la donna non, forse non si rende conto, sto parlando in generale ovviamente, sia ben chiaro, e non si rende conto che questa è ancora una volta mercificare il proprio corpo, addirittura in una maniera più criminale possibile. Ma ne parleremo appunto con Erika Perucchietti lunedì. Dalle 14.15 avrò invece un'altra, un'altra fuori di testa. lei è una dottoressa, è medico, perché la Perucchetti è dottoressa e giornalista, questa è medico, è radiata, si può dire, tanto è pubblica la cosa, è radiata, fa tutte cose alternative, bravissima comunque, Gabriella Medeo, a posto. Quindi su Radio Iride lunedì dalle 13 alle 4, dalle 13 alle 15 state lì perché ne sentirete delle belle. Con questo vi saluto, ringrazio Giorgio per la regia, ringrazio me stesso perché sono stato in compagnia con voi, vi lascio con una canzone. Ciao ciao, statemi bene.